centrale. Lì c'è una sedia, signora, lì c'è una sedia. Ok, allora ci siamo tutti, ringraziamo questo pubblico. L'ultima puntata del quarto volume di Disimpegno, questa rassegna che ha ad argomento quest'anno il simbolo, la vita del simbolo. Nelle due serate precedenti, venerdì e sabato, abbiamo avuto Beniamino Servino, che è un architetto di grande intelligenza, se non genio, che ci ha fatto divertire parecchio appunto venerdì scorso. Ieri sera era con noi Simona Baldelli, che è qua a destra, scrittrice di grande successo. Proprio oggi abbiamo letto una recensione del suo ultimo libro su Sole 24 Ore. Il libro si chiama Alfonsina e la strada, bellissimo. E questa coincidenza temporale tra la puntata di ieri sera e l'articolo di stamattina ci ha molto rallegrati. Introdurrò fra un attimo Vito Bianchi, però volevo dirvi che ci vediamo l'anno prossimo con il quinto volume, ma se attraversate la chiesa, che è molto bella peraltro, andate alle sue spalle, quindi passate anche i locali cimiteriali, troverete delle installazioni, che sono tre: una sulla sinistra, color oro, è del collettivo Macro Habitat di Massimo Romanazzi, Nadia Giannic e Walter Trento, che ringrazio perché sono gli animatori di questi festival. C'è una bellissima installazione di sonora di Danilo Amato, che è davvero suggestiva. Poi c'è una gigantografia di un progetto, di uno schizzo di progetto di Servino, che è stato con noi venerdì, che merita di essere apprezzata. Allora, Vito Bianchi è un docente universitario, un archeologo, è un docente universitario a Bari, ed è la cosa che a me più preme, è un grande divulgatore, cioè uno che fa diventare le cose difficili e semplici, che è un'arte molto ricercata, che è molto comune, correggimi Mito se sbaglio, nella cultura anglosassone, che è meno diffusa nel nostro contesto. Italo Calvino diceva che la poesia è l'arte di far dimettere il mare in un bicchiere. Noi stasera Vito Bianchi ci darà il privilegio di mettere le cupole di Puglia in bicchiere e di iniziarci un percorso affascinante, che è chiaramente anche il simbolo al suo centro. Vito Bianchi fa il divulgatore radiofonico, posso dire così, ha due programmi molto importanti su Radio 3, Le Meraviglie, che va in onda sabato e domenica, e Wiki Radio, che è una striscia giornaliera. Il titolo della sua lexio magistralis, conferenza, chiacchierata, si chiama Cupole di Puglia sulla traccia di una storia antica. Io non sottraggo neppure più un secondo al professor Bianchi, e certamente stasera avremo di che divertirci. Grazie Vito e buona produzione. Grazie a tutti, è un piacere oltre che un onore essere qui stasera per partecipare insieme a tutti voi a questo disimpegno. Questo disimpegno che però è impegnativo sotto il profilo del tema 2021, abitare il simbolo. Quando ci siamo interfacciati con Walter, Massimo, insomma, per vedere un po' che cosa trarre da questo abitare il simbolo, abbiamo messo in campo una serie di idee, poi però siamo andati sulla materia, siamo andati su un simbolo forte, che è quello appunto del trullo, delle cupole, abitare, quindi stare proprio in questo simbolo del nostro territorio, soprattutto in questa zona della Puglia, la Valle d'Itria, è sembrato praticamente la maniera più concreta per poter dare un'altra voce a questo raffinato festival. E quindi stasera vi propongo alcune tracce riguardanti appunto le cupole di Puglia. Naturalmente la mia è una chiacchierata di taglio storico, archeologico,
architettonico, quindi molto legata anche alle evidenze della storia, quindi ai monumenti. Ecco perché ho pensato di predisporre anche una serie di immagini che potessero accompagnare il nostro incontro di oggi. E quindi cominciamo con queste cupole di Puglia, ricordando come appartenesse alla famiglia dei duchi di Baviera San Corrado. San Corrado che, dopo aver visitato la Terra Santa, si era spento in eremitaggio presso Modugno nel 1155, una località non lontana da Bari. La sua salma era stata condotta a Molfetta. Molfetta era un porto, uno scalo, che nel Medioevo si diceva avesse più barche che mosche, quindi densamente trafficato. E ben presto, fra il XII e il XIII secolo, in onore di questo monaco tedesco, spuntò il cosiddetto Duomo Vecchio di Molfetta, che è quello che vi propongo appunto nell'immagine laterale. Un Duomo Vecchio pregno di arredi scultorei, vigilato, come potete notare, da un paio di torri gemelle e ritto a pilo d'acqua, infatti si trova proprio a ridosso del porto. Anzi, potremmo dire miracolosamente ritto. Perché miracolosamente ritto? Perché è composto con tre cupole più o meno allineate sulla navata maggiore. Sono delle calotte grandi, delle calotte anche un po' ballerine a prima vista, che dal di dentro sembrano dei trulli giganti, paiono proprio dei trulli giganti, e dal di fuori invece, come potete notare, delle piramidi. Eppure queste tre cupole tengono, quasi fossero impastate con un potente mastice che mescola la devozione popolare e la salsedine. È insomma un'architettura interessante, un'architettura prodigiosa, che fonde lo schema delle basiliche a tre navate con la pratica, una pratica radicata, e ve la getto subito questa cosa, praticata in ambito benedettino, apulo-benedettino, dei soffitti con le cupole in asse, di questi grembi sospesi a far giocare i bagliori del giorno al loro interno. Vedete, vi faccio notare anche quest'altra immagine, questa il di dentro della chiesa di San Corrado. Vedete, l'interno è sostanzialmente la stessa, è fatto con la stessa struttura dei trulli, con i conci a vista. Questo Duomo Vecchio di San Corrado a Molfetta è soltanto l'episodio più eclatante di una particolare tradizione architettonica pugliese che ricorre alle cupole in asse per la copertura di una serie di edifici, soprattutto di alcune chiese. La tipologia, associabile in molti casi, come vi ho detto poc'anzi, alla presenza o alla committenza benedettina, offre nel basso Medioevo altri importanti esempi di architettura, un'architettura in alcuni casi aulica, raffinata, spesso imponente, da connettere non di rado con l'esplosione del cosiddetto stile romanico pugliese. È il caso, per esempio, della chiesa di San Francesco a Trani, che con il relativo cenobio, quindi un monastero benedettino, nacque al di fuori della cinta urbica della città, allo snodo di quello che veniva chiamato Flumicellus, un piccolo fiume che sfociava nel porto, allo snodo di questo Flumicellus, della via Carraria, l'attuale via Mario Pagano, che collegava Trani ai vicini centri demici, e la via Civitatis, oggi via Ognissanti, che conduceva alla porta antica della città. Quindi il monastero di San Francesco era ubicato in posizione strategica rispetto ai traffici
e ai movimenti di uomini e mercanzie. Ecco qua un'altra veduta, no, di questo bel complesso. Questo complesso faceva parte di un settore urbano formatosi quindi al di fuori delle mura di Trani, ma che l'imperatore Federico II di Svevia, che è noto a molti di noi probabilmente, fece poi nel XIII secolo, nel 200, ricomprendere all'interno di una nuova cinta murale che quindi ampliò l'abitato, e questa cinta muraria di fatto fece sì che la chiesa di San Francesco venisse a trovarsi poco distante dalla nuova porta orientale. Ulteriori attestazioni dell'utilizzo di cupole nelle grandi abbazie dell'ordine benedettino sono poi riscontrabili, per esempio, non lontano da qui, nel complesso di San Benedetto a Conversano. Faccio vedere l'entrata di questo complesso, così come anche nella magnifica chiesa di Ognissanti di Cuti, guardate un po', presso Valenzano, nella provincia di Bari. Anche in quest'ultimo esempio, come notate, l'esterno di queste cupole è sempre di forma piramidale, il rivestimento esterno è di forma piramidale. Anche in quest'ultimo esempio è importante evidenziare una cosa, cioè la collocazione felice di questa struttura, che ubicata più o meno a 1,5 chilometri dal centro cittadino, era il luogo di culto di che cosa? Vediamo se l'abbiamo imparato, di una comunità benedettina, ancora una volta. Questa comunità benedettina era legata al capitolo della chiesa di San Nicola a Bari. Quindi Ognissanti di Cuti, questa chiesa, sorgeva in prossimità della antica via Minucia. La via Minucia è una strada romana di epoca repubblicana che poi diventerà la via Traiana nel momento in cui l'imperatore Marco Ulpio Traiano nel 108-110 d.C. ne restaurerà, ne rifarà in qualche modo l'itinerario da Benevento fino a Brindisi e oltre con la via Traiana Calabra fino anche a Lecce e Otranto. E quella stessa via nel Medioevo, vedete all'interno, no, di Ognissanti di Cuti, cosa notiamo? Ancora una volta la stessa struttura dei trulli. E quella stessa via Traiana, dicevo, nel Medioevo sarebbe diventata il segmento più meridionale di un'altra famosa strada medievale, la via Francigena. Questa via Francigena che collegava l'Europa centro-settentrionale e le Puglie. Perché collegava l'Europa centro-settentrionale e le Puglie? Perché le Puglie erano il luogo da cui ci si imbarcava per la Terra Santa, per la Palestina, attraverso i grandi porti, Siponto, Barletta, Trani, Bari, Monopoli, Brindisi, Otranto, erano tutti luoghi di imbarco per pellegrini, cavalieri, mercanzie, derrate alimentari che andavano nell'età delle crociate, XII-XIV secolo d.C., andavano ad alimentare tutta una serie di traffici che si rivolgevano alla Palestina, all'attuale terra palestinese. Ora, proprio lungo la via Traiana, sebbene maggiormente a ridosso della linea di costa, nel tratto che aveva ricalcato una precedente strada che si chiamava via Geglia, tra Bari e Degnazia, sorgeva un altro complesso monastico con chiese, con delle cupole. Il complesso di San Vito a Polignano a Mare, che molti di voi forse conosceranno avendo praticato la costa e il litorale, compreso appunto fra Bari e Brindisi. E qui si possono riscorgere ancora i resti di un monastero che quindi era benedettino. I benedettini sono stati davvero determinanti per questo tipo di architettura, di struttura, no? Che poi esiterà nel trullo. E quindi vi dicevo che questo bellissimo monastero di San Vito
Dovette sorgere prima del 1063, in posizione stupenda dinanzi a una profonda insenatura che oggi i pescatori locali usano per tirare in secco le barche. E questa comunità benedettina vi permase fino al XIV secolo, quando il monastero di San Vito di Polignano si avvierà un po' a un declino, diciamo così, che si concluderà con la soppressione del cenobio e l'affidamento in commenda alla Chiesa dei Santi Apostoli di Roma. Quindi gli amici romani che sono qui presenti oggi hanno continue connessioni con la storia di questi luoghi. Ora, in questo viaggio a ritroso nel tempo, dobbiamo tenere presente anche la costruzione di altre chiese con le cupole, come quella di San Rocco a Turi, che pare avesse una collocazione periferica rispetto al centro cittadino, a ridosso di un'area di raccolta delle acque e comunque fuori città. Se era fuori città, era ben identificabile da chiunque volesse approcciarsi all'abitato. E a cupole in asse era anche la costruzione della chiesa rurale di San Pietro di Ottava, de Ottava, dicono le cronache medievali, presso un insediamento rupestre in territorio di Fasano. Cos'è un insediamento rupestre? Un insediamento rupestre, per chi non è avvezzo, altro non è se non l'uso di vivere in grotta, di abitare nelle grotte. Ma se non è una cosa strana da trogloditis, perché se andiamo a Matera, l'habitat rupestre è comune ai Due Sassi, no? Quindi non è un sinonimo di arretratezza, ma un sinonimo di simbiosi con il territorio, d'accordo? E questo habitat rupestre era molto diffuso nel Medioevo pugliese, oltre che naturalmente a Matera e in altri luoghi del Mediterraneo. Bene, presso questo insediamento rupestre di San Pietro di Ottava ed erano insediamenti rupestri che contemplavano, vi dicevo, queste case nelle grotte, ma grotte rifinite, cioè come se oggi entriamo in una casa a massafra ricavata nella roccia, non ci accorgiamo, spesso non ci rendiamo conto di essere all'interno di una grotta perché è rifinita, spesso intonacata e dotata di tutti i cosiddetti comfort domestici. Quindi vi dicevo, questo habitat rupestre non è da considerare solo come un habitat in grotta, ma era misto, cioè c'erano strutture rupestri, quindi ricavate nella roccia, e strutture invece subdivali, cioè costruite in elevato. E appunto questo sito di San Pietro de Ottava c'era l'habitat rupestre, ma c'era anche la chiesa, quella di San Pietro, che è costruita al di sopra dell'insediamento rupestre. Ed è una chiesa sorta prima del 1180, come mai lo sappiamo? Lo sappiamo perché è una chiesa citata in una bolla di Papa Alessandro III nel 1180, quindi già esisteva in quel periodo. San Pietro de Ottava, nello stesso nome, fa riferimento a un elemento di stanziometrico ottava e quindi suggerisce la pertinenza a questo reticolo viario medievale che era stato generato sempre dalla famosa via Traiana, quella che, vi dicevo, diventerà via Francigena. Questa strada correva parallelamente al litorale e sulla strada Egnazia Brindisi sappiamo, ad esempio, da alcune cronache del IV secolo d.C., l'itinerarium Burdigalense, l'itinerario di un pellegrino che partì da Burdigala, cioè da Bordeaux, e arrivò in Terra Santa e tornando elencò tutti i siti incontrati nel tragitto, fra cui appunto anche Egnazia, Brindisi, eccetera. Sappiamo di una mutatio ad decimum, cioè di una stazione di servizio per il cambio dei cavalli localizzabile non lontano da Rosa Marina, nei pressi della decima colonna miliaria partendo da Egnazia ad decimum. E proprio lì, su quella direttrice, insiste appunto questa chiesa, su questa direttrice realizzata nel XII secolo. Ecco, questa è un'altra immagine. La costruzione di questo tempio si colloca ovviamente nella grande stagione del romanico pugliese, e mentre in città più grandi come appunto Bari o Trani si realizzavano le cattedrali che ci sono note, le basiliche che ci sono note, nelle campagne le popolazioni rurali si dotavano di queste nuove chiese,
o cappelle, che potevano appunto essere rupestri ma anche subdivo, e la spinta dovette arrivare una volta di più da chi? Dai benedettini, dall'ordine benedettino, che intraprese col supporto dei normanni. Chi erano i normanni? I normanni sono i conquistatori dell'Italia meridionale a partire dall'undicesimo secolo. Chi sono questi normanni? I normanni sono degli ex vichinghi che si insediano a un certo momento nella Francia settentrionale. Dalla Francia settentrionale poi dirigono in parte in Inghilterra, dove fondano il regno d'Inghilterra, e in parte però dirigono a latitudini più mediterranee, Sicilia, Italia meridionale, e qui stabiliscono quello che sarà uno dei più lunghi regni dell'Europa, quello che poi diventerà il Regnum Sicilia. Ma il Regnum Sicilia, per dire non soltanto la Sicilia ma tutta l'Italia meridionale, fondato nel 1130, un regno che pur fra alterne dominazioni durerà fino al 1861, cioè fino all'unità d'Italia. Quindi per parecchi secoli avremo, no, questo regno di come dire, fondazione normanna. E i normanni arrivano in Italia meridionale, si impongono perché sono grandi cavalieri, sono dotati di tecnologie militari molto più evolute rispetto ai contemporanei, e quindi in un batter d'occhio riescono a togliere di mezzo tutti i contendenti per il dominio dell'Italia meridionale. Chi erano gli altri contendenti? C'erano i Longobardi, soprattutto in Campania, Benevento, Capua, Salerno. C'erano i Bizantini, Bizantini dell'Impero Romano d'Oriente, quindi l'imperatore di Bisanzio, che continuava a pretendere di possedere l'Italia meridionale sulla scorta, no, dell'antica unità dell'Impero Romano, anche di epoca giustinianea questa idea. E poi c'erano i Saraceni, cioè, diciamo così per semplificare, i musulmani che in Sicilia, cioè, avevano tante città-stato, tanti staterelli, tipo i Regnos de Taifas spagnoli, no? Che occupavano tutta la Sicilia e anche alcune zone della Calabria, Tropea, Mantea o anche della Basilicata. Anche in Puglia ci sono stati i Saraceni, c'è stato un emirato a Bari dall'847 all'871, un emirato importantissimo, ufficialmente riconosciuto dal califfo di Baghdad, che fece sì che Bari, la Puglia, gravitassero nell'orbita non solo politica ma anche economica del grande califfato. E Bari trasse probabilmente molte delle sue vocazioni verso il Levante proprio in questa fase storica, nel momento in cui fu governata da un emiro. Quindi interessante tutta questa storia. Bene, queste erano le forze in campo all'arrivo dei normanni. Arrivano i normanni, si impongono e, imponendosi, devono anche esercitare una nuova azione politico-religiosa. Perché? Perché l'Italia meridionale era in buona parte ancora greco-ortodossa, bizantini, quando non addirittura musulmana. Quindi devono in qualche modo ricattolicizzare, cioè diffondere il culto latino in contrapposizione a quello ortodosso, soprattutto perché i normanni si fanno legittimare nelle loro conquiste dal Papa. Il Papa un po' viene messo in angolo, in un angolo, dai normanni. Il Papa non può dire ai normanni fermatevi, perché i normanni sono strapotenti, debordanti come forza politica, sanno combattere troppo bene, hanno le torri mobili che servono per attaccare le città che non esistevano in precedenza nell'Italia meridionale, quelle sulle ruote che si trasportano vicino alle mura, no? E consentono quindi di combattere petto a petto fra gli attaccanti e gli assediati. Quindi il Papa trova conveniente accordarsi con i normanni e quindi legittima le nuove conquiste normanne, e nella legittimazione ovviamente i normanni sono costretti in qualche maniera a tenere fede a questa legittimazione e a diffondere il cattolicesimo nell'Italia meridionale. Tramite chi? Sempre tramite i nostri cari benedettini. I nostri benedettini che si fanno fautori quindi di una serie di chiese che andarono ad affiancarsi, vedete, questo è San Pietro di Ottava all'interno, che andarono ad affiancarsi a quelle che in precedenza, diciamo, nelle campagne, a quelle che
si trovavano anche nelle grandi città come San Benedetto a Brindisi o San Leonardo a Sponto, insomma sempre diciamo strutture di ordine benedettino. E secondo consuetudine si trattava di basiliche che erano fatte con delle cupole spesso in asse sulla navata centrale. E in questo senso troviamo anche altri esempi, quello di San Valentino a Bitonto, San Felice di Balsignano presso Modugno, San Vito a Corato, Santa Margherita a Biceglie. Dobbiamo farci una domanda, però. Perché abbiamo queste coperture a cupola? Secondo voi, perché abbiamo queste coperture a cupola? Per un semplice elementare motivo. Si sfruttava ciò che si aveva a disposizione. Cosa si aveva a disposizione? La pietra. Cioè, legname, il legno, non è comune in Puglia, non è semplice da trovare, soprattutto per queste travature enormi che sarebbero servite per coprire grandi cattedrali o anche piccole cappelle come quella rurale che vi sto facendo vedere in questa immagine. Quindi bisognava rinunciare al legno delle coperture per in qualche modo sublimare la sovrabbondanza della pietra, ma per coprire certe grandezze bisognava per forza realizzare delle strutture a cupola, non c'erano altri sistemi. E quindi proprio sfruttando questa collaudatissima esperienza delle maestranze pugliesi, che si era formata questa esperienza per necessità, perché quello forniva il luogo, e quindi c'è questo forte, come dire, radicamento architettonico proprio di materia nella terra, in questo luogo, in questa Puglia. E quindi sfruttando questa esperienza delle maestranze pugliesi, fra XI e XII secolo i benedettini furono i principali committenti delle chiese a cupole, soprattutto quelle a cupole in asse, proprio mentre cattolicizzavano il territorio. E San Pietro di Ottava si trovava, non a caso, ancora vi faccio vedere, si trovava non a caso in un territorio ad alta densità benedettina, perché era vicina all'abbazia di Santo Stefano a Monopoli, benedettina, e all'abbazia di San Giovanni a Fasano, benedettina. Ed entrambe queste abbazie, con i Normanni, svilupparono ulteriormente il loro potere, che era un potere religioso ed era un potere economico. A questa stessa temperie storica, questo stesso periodo, diciamo, appartiene anche la chiesetta molto, molto bella, deliziosa, vi invito ad andarla a visitare, di San Michele in Frangesto, che ha due cupole ed è collocata sul confine fra il territorio di Fasano e il territorio di Monopoli, non lontano da qui, pochi chilometri da qui, in località Loggia di Pilato, alle spalle del sito, diciamo nell'entroterra rispetto all'antico sito di Egnazia. Anche questa costruzione, ecco, vi faccio vedere anche una veduta che ci rinfresca un po' con la nevicata che è appena imbiancato qualcosa del prato intorno. Ecco, questa costruzione, che è anche questa assegnabile a prima del 1180, sempre sulla scorta di quella bolla di Papa Alessandro III di cui vi parlavo prima, era pertinente a che cosa? A un complesso monastico benedettino posto al centro di un antichissimo villaggio abitato sin dal Medioevo e poi ancora sin dal Neolitico e poi ancora in epoca romana e nel Medioevo. La costruzione di questa chiesetta risale grosso modo al XII secolo e tracce di frequentazione di questo luogo sono state attestate dagli scavi archeologici fino al XIV secolo. XIV secolo, nell'Italia meridionale, non troviamo più i Normanni, non troviamo più i successori dei Normanni, che sono gli Svevi, Federico II, troviamo gli Angioini, che sono una dinastia molto legata al Papa francese, e ci troviamo ancora una volta in piena età di crociate. E questo tempio di San Michele in Frangesto era collocato lungo una via che connetteva l'entroterra murgiano con il litorale ed era una via naturalmente frequentata da pellegrini, da uomini,
da derrate che si spostavano per o dalla Terra Santa. Quindi ancora una volta vediamo la dislocazione di queste strutture lungo assi viari molto frequentati. Tra poco vedremo perché. Tra poco vedremo il perché. Facciamo un lavoro archeologico. In che senso? Stiamo facendo un lavoro a ritroso. Abbiamo parlato dei secoli dopo il 1000, parliamo di qualche secolo prima del 1000, cioè facciamo uno scavo per vedere queste cupole che vengono realizzate dopo il 1000, esistono anche prima del 1000. Non dovevano mancare prima del 1000 le cupole, le costruzioni a cupola, perché per esempio alla fine dell'VIII secolo noi troviamo, questa è ancora San Michele in Frangesto, noi troviamo invece dei tempietti deliziosi come quello di Seppannibale, che si trova ancora una volta fra Fasano e Monopoli, quindi qui vicino. Perché ho scelto queste immagini? Perché se qualcuno di voi vorrà farsi qualche giro in questi giorni, con qualche ispirazione, potrà andare a visitare qualcuno di voi e ricordarsi un po' della storia che ci stiamo raccontando oggi. Questo tempietto si chiama di Seppannibale e il nome deriva da Giuseppe Annibale Indelli, che in età moderna era il proprietario dei fondi circostanti. L'edificio è di dimensioni contenute, presenta una pianta quadrangolare a tre piccole navate. Quella centrale è caratterizzata da cupole in asse. Vedete l'esterno di queste cupole in asse? E quindi, ancora una volta, troviamo alla fine dell'VIII secolo questo tipo di costruzione. Peraltro all'interno noi abbiamo, all'interno di questo tempietto, tutta una serie di dipinti, di affreschi che ci riportano episodi tratti dai racconti biblici, l'annuncio di Gabriele a Zaccaria, scene di rivelazione di San Giovanni, che ne so, Santa Giulitta, San Lorenzo, Santo Stefano, un'immagine di Gerusalemme, teste di apostoli, una ruota con velum, una testa di Cristo, e quindi sono simboli variegati, sono simboli talvolta espliciti, talvolta anche diciamo un po' oscuri, con iconografie non sempre facilmente intellegibili. Questi apparati figurativi si pongono, attenzione, in un'ideale linea di continuità, cioè stiamo parlando non soltanto dell'architettura ora, stiamo parlando proprio degli affreschi, si pongono in continuità con gli affreschi della chiesa di Santa Sofia a Benevento e della chiesa di San Vincenzo al Volturno. Entrambi questi complessi sono di pertinenza benedettina. Come di ambito benedettino doveva essere, con ogni probabilità, stando agli studi, questo tempietto di Seppannibale. Dove era posizionato questo tempietto di Seppannibale? Era posizionato non lontano, ancora una volta, dalla via Traiana, quella che diventerà via Francigena. E una recente ipotesi collega la presenza di nicchie all'interno di questo tempio alle funzioni di vero e proprio santuario. Quindi che significa? Significa che Seppannibale era meta di pellegrinaggi in itinere nei secoli alto-medioevali. Pellegrinaggi prima del 1000. Teniamo presente una cosa, che il pellegrinaggio anteriore al 1000 è un, lo dirò dopo ma ve lo anticipo, è un pellegrinaggio per persone altolocate, per persone che potevano permettersi comunemente di non lavorare e quindi viaggiare, andare in pellegrinaggio. Il pellegrinaggio posteriore al 1000, in epoca di crociate, è più popolare, diciamo così, d'accordo? Cioè c'è una diversa, utenza anche, sebbene anche il pellegrinaggio dopo il 1000 non fosse particolarmente agevole, ma era più semplice da portare avanti. Ora, Seppannibale, abbiamo detto, come esempio di architetture a cupole prima del 1000, ma non è nemmeno il più antico dei modelli pugliesi a cupole, perché ancora precedente come datazione, quindi risalente a un periodo che oscilla fra il VI e il VII secolo d.C., è la chiesa di Santa Pollinare a Rutigliana, una chiesa purtroppo andata incontro a una grave rovina
nelle sue coperture cupolate. Meglio conservata, vedete, questa è, vi faccio vedere un'altra immagine dal di dentro di Santa Apollinare, vedete, è crollata proprio la volta di questa chiesa. Meglio conservata appare invece la struttura di Santa Maria di Gallana, a Oria, risalente a un'epoca da ricomprendere entro il VII secolo d.C., che mantiene ben saldi gli aspetti volumetrici e architettonici, anche nelle coperture a cupola. Vi faccio vedere un'altra immagine, vedete? È un trullo, ma in realtà è una chiesa di VI-VII secolo d.C. Questa chiesa cupolata, ancora una volta, era situata sul tratto Oria-Brindisi di un'altra strada antica, molto frequentata anche nel Medioevo, la Via Appia, con una ubicazione atta evidentemente a intercettare ancora una volta i traffici, che erano traffici religiosi ma anche non religiosi. E non da meno è la chiesa di San Pietro di Crepacore, presso Torre Santa Susanna, ancora una volta nel Brindisino, da segnare sempre al VII secolo d.C., che gravitava nell'entroterra dello scalo portuale di Brindisi. San Pietro di Crepacore rappresentava, vi faccio vedere anche gli interni, vedete ancora una volta, rappresentava la tappa immediatamente precedente a questi due grandi seni di Levante e di Ponente che facevano del porto di Brindisi uno degli approdi più sicuri del Mediterraneo. Diceva un antico detto che tre porti ci sono, tre sono i porti più sicuri: giugno, luglio e Brindisi, diceva un detto, perché il porto di Brindisi praticamente è realizzato come se fosse una coppia di fiordi col seno di Levante e il seno di Levante lungo una costa, qual è quella pugliese, sostanzialmente abbastanza piatta. E il porto di Brindisi è un porto, guardate, importantissimo. La storia di questa città è stata lacerata purtroppo dagli anni del boom industriale, dal petrolchimico, dalla centrale a carbone intitolata a un Federico II di cui abbiamo parlato stasera, no? La centrale a carbone di Brindisi, che ha inquinato moltissimo, sappiamo quanti danni ha prodotto. Però quello che voglio dire io è che il porto di Brindisi è stato appunto un po' obnubilato da queste strutture successive, industrie successive, quando in realtà era importantissimo già all'epoca, nel secondo millennio avanti Cristo, all'epoca dei Micenei, ma anche nell'Ottocento, nel Novecento, era lo snodo della valigia delle Indie. Non so se avete presente la valigia delle Indie, se ne parla anche nel Giro del Mondo in 80 giorni, di Brindisi, come tappa della valigia delle Indie. Cos'era la valigia delle Indie? Era il collegamento dell'Europa con l'India. C'era una linea ferroviaria che andava da Londra a Brindisi. Brindisi era lo snodo per la gente che lasciava il treno, si imbarcava sui piroscafi che portavano poi alle Indie. E viceversa. Se navigate un po' su internet, troverete che anche Mahatma Gandhi, nel andare e tornare da Londra per uno dei suoi viaggi, in cui naturalmente propagandava l'indipendenza dell'India, eccetera, passa da Brindisi Mahatma Gandhi negli anni 30, tra ali di gerarchi fascisti, prende il piroscafo accompagnato dalla sua capretta. Pensate un po', questa capretta da cui tirava il latte per cibarsi Mahatma Gandhi. Quindi Brindisi importantissima anche fino agli anni 30 del Novecento per i collegamenti intercontinentali. E poi tutta questa storia è stata, come dire, affossata. Un vero peccato, perché Brindisi davvero ha una potenza di storia enorme che andrebbe tutta valorizzata, ma speriamo che lasciamo aperta la speranza. Scusate, ho fatto una divagazione su Brindisi, ma perché sono molto innamorato di questa città. Chiudo parentesi. Vi stavo dicendo, quindi la casistica degli edifici a cupole, soprattutto a cupole in asse del territorio pugliese caratterizza la storia e l'architettura delle Puglie per moltissimi secoli. Vedete ancora una volta la chiesa che vi facevo vedere prima, San Pietro di Crepacore. Risalendo la linea del tempo, possiamo notare come nell'alto Medioevo la diffusione di chiese a cupole in asse vada legata a quelli che sono i protagonisti della storia fra il VI, il VII e l'VIII secolo nell'Italia meridionale, e cioè
benedettini che ci stanno sempre, ormai sappiamo, e i longobardi però. Questi longobardi che dal VI secolo avevano in Benevento la loro capitale e che avranno poi, abbiamo detto, altri centri importanti a Salerno e a Capua. I longobardi, abbiamo detto, che si trovarono frequentemente a dover combattere con i bizantini, ma anche con i saraceni, per il controllo del mezzogiorno d'Italia. Questi longobardi intendevano affermare la loro presenza, anche in questo caso, in terre tradizionalmente legate alla precedente dominazione e religiosità greco-orientale, quindi, diciamo, ai greci bizantini, alla chiesa greco-ortodossa. E come era avvenuto, cioè, come avverrà successivamente con i normanni, come abbiamo visto, anche i longobardi attuarono questa specie di diciamo di presidio politico-religioso del territorio attraverso la instaurazione di punti di controllo cattolici con chiese, con cenobi, ancora una volta di tipo di marca benedettina, diciamo così. Questo processo avviene soprattutto nel momento in cui c'era stata la conversione dei longobardi dalla religione ariana a quella cattolica, avvenuta tra il 663 e il 687 con il duca Romualdo I e poi portata avanti dai suoi successori Grimoaldo II, Gisulfo, trovando un fattore di continuità nell'azione di Teoderada, Teoderada che era moglie di Romualdo e poi madre di Gisulfo. E quindi a questa fase noi possiamo far risalire le cupole che abbiamo visto nella chiesa di Santa Apollinare a Rutigliano e quella di Torre Santa Susanna. Poi ci sarà una seconda fase di diffusione di queste cupole nell'Italia meridionale alla fine dell'VIII secolo, cioè fine VIII secolo il tempietto di Sepp-Annibale che vi ho fatto vedere prima. Ma perché? Noi troviamo sempre una spiegazione a queste cose. Perché alla fine dell'VIII secolo i Longobardi dove erano stanziati principalmente? A Pavia, Italia settentrionale, Lombardia, Longobardia. Ma l'Italia meridionale cioè, aveva le sue terre longobarde, la Langobardia minor, no? Benevento, Salerno, Capua, eccetera, eccetera. Cade Pavia, detta anche Ticinum, Pavia, si chiamava Ticinum in latino, cade sotto i colpi di Carlo Magno. E i superstiti di quel tracollo emigrano laddove possono trovare rifugio. Dove trovano rifugio? Nella Langobardia minor, cioè la Lombardia meridionale, dove Carlo Magno non era arrivato e non arriverà mai. Quindi i Longobardi, se vogliamo dirla tutta, resteranno e resisteranno al sud molto più a lungo che al nord, ancora per un altro paio di secoli. E Benevento erediterà allora il ruolo di capitale della gens Longobarda che era stata fatta fuori a Pavia da Carlo Magno. E quindi Benevento sarà chiamata nel 778, quindi Pavia cade nel 774, Benevento nel 778 viene chiamata Ticinum Geminum, cioè la gemella di Pavia, come se si fosse sostituita al vecchio capoluogo longobardo, cioè all'antica capitale longobarda. I longobardi trovano una nuova capitale nel sud Italia, Benevento, e il principe di Benevento, Arechi II, diventa il depositario di quello che era stato il potere di Desiderio, Desiderio scalzato dai Franchi. In questa prospettiva si inserisce il rafforzamento del presidio politico, culturale e religioso dei domini longobardi, anche tramite, appunto, la promozione di nuovi edifici religiosi. Fatti come? Con le cupole. Fatti da chi o con la committenza di chi? Dei benedettini, ancora una volta. Per cui questi benedettini inseriti in questa progettualità erano, diciamo, quasi bracci di questa progettualità, si trovarono a essere i fautori di questa diffusione, di questa tipologia architettonica. Però dobbiamo trovare anche, diciamo, non era tutto rose e fiori, ecco, diciamo così. Perché? Perché i benedettini dovevano fare i conti con gli aspetti economici della vita cenobitica, su come mandare avanti un complesso monastico, un cenobio, un'abbazia, come tirare a campare, al di là di quelle che erano le preghiere, al di là delle coltivazioni di campi,
Quei campi che una grandinata, il passaggio di un esercito, una classica razzia potevano devastare con la distruzione o il saccheggio dei raccolti o degli animali da allevamento. Vivere in un monastero nel Medioevo non era semplice. Ed ecco che qui si inserisce un nuovo fattore di economia medievale, che non è più legata soltanto all'ora et labora, ma diventa un'economia turistica a tutti gli effetti. Guardate che stiamo andando a vedere poi ciò che sarà il trullo come economia turistica, ma facciamo sempre riferimento adesso all'Alto Medioevo. La domanda è: in quali punti sorgono i monasteri benedettini con le loro chiese a cupola, con i loro tetti che proprio perché cupolati si rialzavano e perciò costituivano delle specie di fari visibili a distanza da chiunque? L'abbiamo visto dove erano ubicati. I monasteri sorgevano nei luoghi di maggior passaggio, abbiamo visto le strade, le arterie lungo cui sorgevano questi monasteri, lungo le antiche vie percorse nel Medioevo appunto da mercanti, pellegrini, cavalieri, o anche in prossimità dell'ingresso delle città, laddove poter prima di altri attirare l'attenzione dei viandanti e magari indurli a soggiornare proprio all'interno del monastero, in cambio di offerte che certo non erano esigue. Sì, perché come vi dicevo precedentemente, i pellegrini dell'Alto Medioevo, molto più quelli del Basso Medioevo, erano facoltosi possidenti che potevano permettersi di viaggiare per mesi, per anni, di spendere per il soggiorno, per il ristoro, senza problemi. Questa era una forma di turismo religioso molto importante per le comunità benedettine, che quindi, ubicate sugli assi viari più trafficati o in posizione favorevole all'entrata delle città, esercitavano il ruolo di cosiddetti xenodochia, hotel, alberghi, luoghi d'accoglienza. Sappiamo che i monaci della più importante abbazia benedettina, qual è? Quella di Monte Cassino, a ridosso, dove era l'abbazia di Monte Cassino? A ridosso della via Appia, guarda caso. Bene, effettuavano sin dalle origini, sin dalla loro nascita, questo tipo di attività, cioè ospitalità a pagamento, e anzi erano spesso invidiosi del successo di altri centri religiosi. Infatti conosciamo la storia di una comitiva di pellegrini inglesi che venne addirittura tenuta in ostaggio per diversi giorni dai monaci cassinesi affinché questa comitiva non raggiungesse il santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo, un santuario frequentatissimo e che era molto più gettonato dell'abbazia di Monte Cassino. Quindi, diciamo, furono così invidiosi questi monaci cassinesi che bloccarono per un certo periodo gli inglesi nel loro cenobio. Tornando però al problema, qual è il problema? Le comunità benedettine sceglievano quindi non a caso i luoghi dove erigere le loro tipiche architetture a cupole, già che era fondamentale, anche per la loro sopravvivenza, approfittare di questo turismo di alta fascia, diremmo noi oggi. Un turismo religioso animato da viaggiatori in grado di spendere largamente il proprio denaro. Questa impostazione sembra protrarsi anche nel Basso Medioevo, già che abbiamo notato come le chiese benedettine fossero ugualmente collocate, anche dopo il 1000, lungo arterie molto frequentate, o appunto all'entrata delle città, in una continuità ideale che però passa dal supporto alla politica dei Longobardi al supporto che i benedettini danno alla politica dei Normanni. In ogni caso, tutti questi esempi di edifici cupolati che abbiamo prevedono il ricorso dell'architettura appunto a tolos, cosiddetta tolos. L'interno di tutte queste cupole è appunto il più delle volte trattato con conci a vista, tecnica antichissima, dobbiamo dire subito, che
ad esempio riconoscibile in architetture micenee nel secondo secolo, secondo millennio avanti Cristo, come vediamo nel tesoro di Atrio a Micene. Questa, vedete questa immagine? Guardate questa immagine qui e guardate quella successiva. Questa è quella di un trullo, questa è quella invece della tomba del secondo millennio avanti Cristo a Micene. Guardate un po', copertura a Tolos. Quindi si tratta di un sistema costruttivo che dal secondo millennio avanti Cristo troviamo poi applicato nei trulli della Puglia. Per realizzare la struttura di un trullo, proprio come le cupole delle chiese benedettine, si usa la tecnica dei cerchi concentrici. Molti di voi sicuramente lo sapranno, cerchi concentrici in lieve aggetto man mano che si procede nella costruzione verso l'alto. La realizzazione dei trulli è indicativa quindi di una tradizione antichissima. Innanzitutto si scava fino allo scoprimento della roccia e, ove necessario, si ricava una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche. Dopodiché, con il materiale a disposizione, il trullaro comincia a erigere una parete molto larga, talvolta oltre 2 metri, al di sopra dell'area circolare quadrata, vi faccio vedere appunto questo esempio nell'immagine disegnata, che ha tracciato a base dell'edificio. All'elevazione dei grossi muri, confezionati a doppia cortina con riempimento di vetrame, segue la sovrapposizione dello scheletro cupoliforme del trullo, detto con termine dialettale cannela, lo conosciamo, è innalzato appunto con questi conci litici disposti, come abbiamo detto, a cerchi concentrici in progressivo aggetto gli uni sugli altri, così da restringersi verso l'alto. Naturalmente la faccia a vista dei blocchi aggettanti viene lavorata al meglio e resa più liscia. Poi all'apice della cannela, di questa struttura portante, a chiusura del cono si inserisce un masso che viene posto di piatto. L'involucro esterno di questo fabbricato viene poi rivestito di chiancarelle, queste lastre in pietra locale, no? Spesse circa 5-8 cm, che rappresentano alla fine delle vere e proprie tegole, ma delle tegole non in argilla, ma in terracotta, ma appunto tegole ricavate da ciò che si trova sul posto, la pietra. E come sappiamo, il vertice del trullo può essere ornato da un pinnacolo di forma cangiante a seconda, diciamo, del gusto, delle credenze, della famiglia a cui appartiene quella struttura architettonica. E sui rivestimenti esterni del trullo noi possiamo anche trovare dei simboli, no? Quando si va soprattutto nella Valle d'Itria o anche ad Alberobello, troviamo dipinti a calce dei simboli che hanno talvolta una valenza religiosa, talvolta una valenza cristiana, che si sono talvolta perpetuati di generazione in generazione. E poi una robusta calcinatura viene a interessare i muri portanti dei trulli all'esterno e all'interno. E oltre a impedire l'infiltrazione di insetti e gechi, questa mano di calce, che viene distesa solitamente in primavera, serve non soltanto a disinfettare il manufatto, ma anche a proteggere la pietra dagli agenti atmosferici, dagli attacchi degli agenti atmosferici. Quindi la sabbiatura che è stata fatta qua, mi diceva qualcuno, su disposizione della sovrintendenza, forse ha portato a vista questa pietra, però sicuramente questa pietra ora è più esposta al degrado rispetto a quando invece era coperta da calce. Dunque, il trullo, e mi avvio alla conclusione, è l'esito delle cupole a Tolos e costituisce una delle architetture più suggestive della storia dell'uomo. Possiede una forma che alcuni hanno avvicinato ai templi aztechi, a monumenti della civiltà mesopotamica, alle piramidi egizie. A proposito di Egitto, però, vi devo dire una cosa. Tra i simboli che appunto ad Alberobello o in Valle d'Itria da generazioni vengono dipinti sui tetti conici, compaiono spesso dei veri e propri geroglifici. Proprio così. Questi geroglifici tratti dall'antichissima civiltà egizia. Sono raffigurazioni che, per esempio, riproducono
l'AMT, cioè l'utero, oppure ve ne ho portato uno molto comune sui trulli, questo ANC, l'unione perfetta di fallo e vagina. Oppure troviamo l'occhio di Ra, il dio solare venerato dai faraoni, figura centrale fra le divinità dell'antico Egitto. La domanda che ci facciamo: com'è possibile ritrovare sui trulli, fianco a fianco talora con simbologie cristiane, degli elementi così apparentemente lontani? Chi o che cosa ha trasposto qui nel territorio delle Puglie, a migliaia di chilometri di distanza dal Nilo, delle immagini tipiche della civiltà dei faraoni? Non è facile. Posso dire solo una cosa: non lontano da Alberobello c'è il sito archeologico di Ignazia, dove alcune sepolture sono state trovate con i defunti aventi in bocca delle laminette auree arrotolate. Una volta srotolate dagli archeologi queste laminette auree, sono state trovate inscritte con invocazioni agli dei egizi, al dio Ra. Fermiamoci qua, questo sarà un argomento di un'altra volta, di un'altra conferenza, magari di un altro incontro, vediamo. Fermiamoci qua, stiamo forse andando troppo lontano. Fermiamoci al Medioevo, fermiamoci alle cupole di Puglia, queste cupole di Puglia che ci hanno offerto stasera materia di riflessione e argomenti che comunque li si voglia interpretare, rappresentano un favoloso intreccio di storia. Una storia che abbiamo visto essere fatta di uomini, di paesaggi, di risorse naturali, di movimenti di genti, di desideri, di esperienze, di gesti cristallizzati in una tradizione che è giunta fino ai giorni nostri e che in fondo sa trasmetterci il senso di quello che è il lungo percorso della nostra composita, molteplice, vivissima civiltà meridionale, pugliese, che insieme è una civiltà europea e una civiltà mediterranea, e che da questa sua perfetta molteplicità ha storicamente tratto un'inconfondibile e peculiare cifra distintiva di cui probabilmente abbiamo il dovere di essere fieri custodi. Grazie. Grazie al professor Vito Bianchi per questo bellissimo viaggio. Molte cose sono condivisibili, come quella della forza della città di Brindisi che si è perso o si è voluto perdere. E poi la curiosità era rispetto ad alcuni aspetti politici contemporanei, quindi vorrei immaginare chi sostiene alcune idee politiche che oggi dovrebbe parlare metà campano e metà lombardo, e questo è proprio un paradosso, o è figa, Yamucin, qualcosa del genere. Vi ricordo le installazioni che sono dietro al Sagrato della Chiesa, e ringrazio ancora il professor Vito Bianchi e ringrazio voi per aver partecipato. Grazie, grazie Fabio. Grazie a tutti.